Solo che io da piccolino mi piaceva già avere dei soldi in tasca e fare qualche cosa di meglio. C'è gente che si diverte a fare tante cose, ma c'è anche gente che si può interessare per desideri personali, per avere un sorriso in più, forse per sentirsi con una marcia in più nella vita, per delle cose, magari non per altre, ad avere qualche soldo in più. E questa è stata una prima forza che mi ha guidato nel dire: ma perché devo sempre avere dei genitori che pagano per me quando potrei pagare io per me stesso? Pensateci, alle volte questa è una forza importante. Molto meglio, certo. Sì. Penso sia molto meglio, perché poi sai, attenzione, non dico rubare, deve essere molto chiaro, io parlo di farli con delle idee, con della creatività, con, pensando anche a un'idea che poi non sarebbe mai stata realizzata, perché io l'ho detto come l'ho fatto il mio primo milione, ho chiesto a tanti amici di darmi dei soldi, ne ho avuti molti di più di quelli che pensavo, nel fare delle speculazioni di valute. Negli anni 90 i cambi che c'erano tra le singole valute, in particolare contro il dollaro, cambiavano abbastanza in modo marcato, al punto che potevi fare delle plusvalenze, cioè dei guadagni. E allora, bastava seguire un po' l'attualità, poi ci sono stati tanti altri fenomeni, ma quello delle valute è stato il primo, uno seguiva un po' l'andamento, si tracciava un po' i grafici con delle tecniche finanziarie, cioè era come leggere una lingua antica in pratica. Io dicevo, qua bisogna comprare, qua bisogna vendere. E quando si trattava di comprare, si comprava e si vendeva. Allora, già con delle osservazioni elementari e avendo fatto anche degli errori, alla fine ho venduto, quando avevo circa 13 anni e mezzo, il mio primo milione di dollari americani, perché a quei tempi, tra l'altro, era la valuta di riferimento. Quindi voglio dire, io l'ho fatto perché avevo tantissima fame, fame di successo, fame di sorrisi, fame di riuscire a fare qualcosa nella vita. Quindi io ho conosciuto la povertà prima, ma l'ho vissuta forse nell'idea di svilupparmi. Penso sia molto meglio così, no? Sì, assolutamente, non ti auguro assolutamente quello che passano alcune persone, quindi io non si auguro il male alle persone, soprattutto non si certo può dire, tu non hai vissuto la povertà. Meglio così che è andata così. E poi comunque appunto certo, c'è stata comunque un'idea, un'intenzione prima, quindi certo, tutto questo se l'è meritato. Certo, ma c'è stato un atto di creatività, anche di coraggio, certo, di certo, rischio, perché potevo fare una figura terribile. Tra l'altro ho conosciuto tante persone che facevano queste cose con i cambi e speculazioni. Erano i tempi, perché prima dell'era euro ci sono state diverse valute nazionali. Qua in Svizzera sì, era uno dei business, ma lo era anche a sì, Monte esatto, Carlo, sì, lo era anche a Londra, lo era in tanti contesti, perché ai tempi era la cosa che contava. Oggi i cambi valuta hanno assunto un'altra dimensione, perché sì, sono diventati più sovranazionali, sì, sì, con sì, le nuove valute che sono venute, tipo l'euro, o valute un pochino a base più allargata, alle volte anche vincolate direttamente al dollaro americano, addirittura per base di cambio addirittura. Già un po' era il tempo anche, per esempio, del franco francese, quando possedeva una grossa fetta di dollaro americano, cioè c'erano un po' delle dipendenze anche qua, ma c'erano delle differenze che ti permettevano di fare quei salti che potevi anche guadagnare, e c'erano anche le commissioni da pagare, quindi c'era il rischio anche di sbagliare in caso di parità e ci perdevi, quindi c'è anche questo piccolo caso. Poi, qui c'è stata qualche domanda, in particolare sul tema di come migliorare la vita nell'arco di 5 anni in base a segmenti patrimoniali. Qui è stato specificato 1000, 10.000, sopra 10.000. Il punto, io mi sembra di avere già dato una risposta una volta dicendovi: la cosa migliore che dovete fare è farvi pagare, e farvi pagare è la base fondamentale. Se non vi fate pagare, e farvi pagare il più possibile, lavori di alto pagamento, perché sennò come fate? Giusto? È difficile, lo so, ma dovete fare lo sforzo di imparare a farvi pagare, no? Certo, sì. E imparare. Poi, qui c'è stata una domanda, perché giustamente c'è stato qualche appassionato di sport che mi ha detto: ah, guarda che i 3.000 non sono quotati in borsa. Vero. E allora come cavolo fai a dire di comprare le loro quote? Beh, allora, ci sono due proprietari che, se voi proponete qualcosa di più del valore, possono anche vendere a voi. E non è uno scherzo, perché sono comunque società per azioni. Cioè, sono carta, titoli,
che hanno un valore. Oggi hanno un certo valore perché quelle due società sportive hanno prodotto quei soldi, magari, ma non sono in borsa perché sono di proprietà completamente privata e non negoziata, che non è il caso, per esempio, della società Juventus, per esempio, o di altre società calcistiche e sportive, per esempio. Ma si può comprare, dovete solo veramente bussare alla porta e dire: io vi offro di più del valore commerciale. E se loro sono d'accordo, cosa fanno? Un contratto di vendita, le quote vengono vendute a un valore, questo valore viene pagato e voi diventate tecnicamente proprietari delle vostre quote di quella società. Quindi uno può comprarsi, mettiamo il Milan o l'Inter, perché sono stati esempi, tra l'altro perché sono anche oggi nella Serie A, sono quotate molto in classifica. Voi potreste comprarle, solo che non ve le vendono perché loro ci fanno soldi anche in un altro modo. Ma se voi offriste di più, loro le possono anche vendere e farci soldi. Questo per dirvi che in realtà possono essere in vendita. E si può comprare anche in questo modo. Per esempio, so che l'Everton, una delle ultime transazioni, è stata di uno che ha comprato, mi sembra, controllare la cifra, 93% delle quote dell'Everton. L'ha comprata contro soldi. Adesso è sua. La comprata ha cambiato di... praticamente quel 93% delle quote adesso sono di un'altra persona. Quindi, vedete, è possibile, ma bisogna fare dei contratti, cioè contratti di vendita in cui c'è un compratore, c'è un venditore, c'è un valore, cosa viene scambiato e anche informazioni sui diritti, sui posti in consiglio di amministrazione, tutte queste cose. Però dovete avere i soldi per farlo. No, ma perché l'hanno chiesto, perché è una cosa che hanno chiesto, e dico, voi potete comprare anche dei privati. Mettiamo che l'Oli abbia una nuova società innovativa di servizi. Per esempio, se l'Oli mi dice la mia società oggi vale 200.000, mettiamo, io ne offro 250.000 perché so che un'altra me la compra 1.000.000 perché so un'espansione in tempo 2 anni, pensate che la l'Oli non la possa neanche vendere? Può anche dirmi: io non te la vendo perché so che io la vendo a quell'altro 1.000.000 magari, ma potrebbe vendermela. Quindi... È possibile. Bisogna dirlo perché non ci credono. Poi c'è stata una domanda: qual è il segno astrologico del milionario? Ah, c'è stata questa richiesta. Non serve dirlo. Sai perché? Perché sai che il sistema dei segni astrologici gregoriano si chiama, quello Ariete Toro, è falso e non è scientificamente corretto perché fa l'errore più grosso del mondo? Quindi, che senso ha saperlo se questo sistema non è basato su una cosa scientifica? Io non ho mai creduto ai segni zodiacali, quindi... No, io ci credo nel momento in cui investo in società che fatturano, per esempio, quelle persone che chiamano per telefono, che pagano anche tanti soldini, tipo 5-6, se non so, euro al minuto, e che arricchiscono le mie casse nel momento in cui io... incasso gli utili delle fatture condivisi con le società dei telefoni. Lì ci credo all'astrologia, ma perché mi porta soldi. Ma come sistema non dovete credere a queste cose, anche che non sono basate su un sistema scientifico, perché è l'esatto opposto di come funziona veramente la rotazione tra Terra e Sole. Per cui mi dispiace, ma non do informazioni su cose che non hanno una base scientifica, perché non è serio, vero? Bene, poi, eccolo qua, c'è stata una domanda interessante, proprio, e qui andiamo sul genere casino addirittura, cioè giochi di carte, perché c'è stato qualcuno che addirittura ha detto: ma non potrei integrare le entrate in denaro col gioco del poker professionale? Proprio, ha chiesto uno così, pensa. Tanti lo fanno. Ho sentito che tanti lo fanno. Certo, e te lo dico anche perché tra l'altro ho aiutato una società in tempi addietro, che è una società importantissima per la promozione nei casinò, così come sono online, del gioco del poker. Allora, quando si parla di integrare guadagni, dovete tenere in conto prima di tutto se voi ci guadagnate o no, perché al poker si può anche perdere. Quindi massima attenzione a fare qualcosa che può portarvi un rischio di perdita molto più alto del rischio di vincita. Cioè, o siete dei bravi bari, nel senso che riuscite praticamente a vincere
e con quello che può essere un vantaggio non onesto, oppure fate qualcos'altro, perché c'è anche chi lo dice e poi non lo fa, oppure lo dice e ti dice che guadagna e poi si perde. Quindi di nuovo, facciamo qualcosa di serio. Se poi siete sufficientemente professionisti da vincere molto più spesso, e se siete più capaci, e se siete sicuri di guadagnare quei soldi, volentieri, ma dovete essere sicuri. Infatti sono pochissimi quei giocatori che veramente fanno una vita, e per lo più non guadagnano col gioco del poker, loro guadagnano con lo sponsoring di quelli che gli danno ogni anno quei soldi per avere quelle belle etichettine sulle loro magliette, sulle t-shirt, per promuovere dei servizi, anche se perdono magari al banco. Quindi un po' d'attenzione sul tema, vero? Sì, sì, anche se la domanda diceva appunto come giustificare se si il può, denaro. Se si può integrare in particolare. Sì, sì. Ed è lì dove dico, il poker so che si perde anche, quindi è per questo che vi dico, attenzione, i metodi devono funzionare per voi e devono rendere. Perché posso anche dire che un investi in un qualcosa che poi va a perdere, ha investito, ma ha investito in cosa? In qualcosa che perde. E può succedere, perché il poker è un gioco dove si può perdere anche tu. Io mi sono più focalizzato su, è un qualcosa sul quale fare affidamento per diventare ricchi in futuro. Io vi dico, se siete professionisti io e capaci, dico no. Dico no, potete, in caso no. Io dico esatto, esatto. Io dico al 99% è molto difficile vedere no. Io vi do l'attenuante semplice del se siete capaci, perché può perché ripeto, altrimenti non avresti quell'1% di giocatori professionisti, e sono sempre quelli che guadagnano. Ma vi dico ancora di nuovo, non guadagnano tanto i soldi delle partite. A loro basta aver fatto bella figura mostrando gli sponsor, quelli portano i soldi, davvero, anche nell'industria sportiva, perché quello è il punto che bisogna mettere in evidenza. Poi, una domanda sulle mie abitudini, se io fumo, è stato chiesto. No, non fuma, se no lo sentirei l'odore inconfondibile di un fumatore. L'hai detto tu, e, sì, e ve lo confermo anche, ci sono cose migliori da fare che fumare, credetemi, e se questo è l'incitamento a fare di sorta che qualcuno perda il vizio, se posso dirlo, provateci, e a volte avere dei buoni esempi intorno e gente che vi supporta vi aiuta, ma poi è una vostra scelta, ripeto. Poi, vediamo un pochino, ecco qua, se tu fossi un milionario, o meglio, se tu... traduzione più corretta, se tu sei veramente un milionario, aiuteresti una donna in difficoltà? E qui si parla del classico caso di qualche signora che ha detto, io sono 600 euro, se non mi sbaglio, una cifra per l'altra, puoi aiutare me che ho difficoltà, eccetera. Io vi sto già aiutando, perché io ho anche solo a motivarvi a cercare un lavoro più remunerato, un'opportunità migliore per la vostra vita, già vi sto aiutando, ma dovete anche provarci, o no? Perché se dessi soldi così, rischiate di tirarle al bidone. Meglio metterle al bidone che darle a voi. Profittate dell'occasione per cercare lavori più pagati. Tra l'altro so che in Italia è stata una discussione abbastanza pesante sulla stampa, sul tema di gente addirittura che viene a lavorare in Svizzera perché gli stipendi sono diversi. O sbaglio? Sì, sì, sì. Sì. C'è stata una discussione è forte. È quello che ho fatto io sono emigrata in Svizzera 6 anni fa per cercare un lavoro migliore, e devo dire che fino adesso ho sempre trovato posti migliori uno dopo l'altro, spero di andare sempre più in alto, piano piano, ecco. Certo, certo, ma vedete, 6 anni fa come oggi, sentito, perché ho letto nelle cronache nazionali italiane, infermieri che si spostano, in particolare, gente anche che sta in Arabia addirittura, quindi non parliamo solo di Svizzera, ma di Arabia, di altre nazioni, datevi una sveglia, perché non potete essere voi al loro posto? Perché non è che guardano, cioè guardano anche la professionalità, però perché non rischiate voi? Invece di rimanere sul divano, provate a rischiare, perché anche io ho rischiato i tempi anche di non riuscire. Ma non è tanto rischiare, ma il ricominciare da zero in un posto nuovo, in un posto magari lontano da casa, che non certo è per tutti. C'è gente che vuole rimanere nella propria zona di comfort e quindi non si spinge oltre.